Fratelli carissimi, il Vangelo di oggi chiude il Vangelo di ieri e lo chiude bruscamente, per così dire, perché è un mistero enorme, la libertà infinita che Dio lascia a tutti noi. Tutto questo tempo dell'Avvento e il tempo di Natale, il mistero dell'Incarnazione, il mistero del Natale come la grande festa della libertà. Chiaro che la Pasqua è la libertà, è la liberazione, ma qui forse in un'altra accezione è la festa, il festival, non so, nel quale praticamente appare con tutta evidenza la libertà che Dio lascia a ciascuno di noi. Il mistero dell'Incarnazione nei suoi sviluppi, nelle sue modalità, ci racconta questo, ci dice questo, fratelli carissimi. Il fatto che Dio sia venuto per te e per me, nella forma più umile possibile, nella forma più discreta possibile, nella forma più incognita. Vedete, è la stessa cosa che poi Gesù farà quando risorge. Va dagli apostoli, non va a fare marameo in faccia a Caifa, non va da Caifa e dice: ehi Caifetto, guarda che avevi sbagliato, cioè mi ha messo, va bene, mi ha messo in galera, mi hai fustigato, mi hai fatto di tutto e di più, mi hai ammazzato, mi hai crocifisso come il peggiore di tutti, ma adesso, capito, sembrava che era 1-0 palla al centro, sembrava che avessi vinto tu, invece no, guarda che al 94esimo, 95esimo, in pieno tempo di recupero, ti ho messo il gol che non solo ha pareggiato i conti, ma li hai messi in favore mio. No, non ha fatto questo. Tutta la scrittura, l'epifania di Dio, è sempre nel nascondimento. Certo, Dio vince le battaglie, Dio vince le guerre, ma nonostante questo, nonostante Dio vinca, nonostante Dio operi meraviglie e prodigi che nessun altro, ovviamente, nessun altro è Dio, quindi nessun altro poteva compiere, nonostante questo c'è lì qualcosa che impedisce a Dio di obbligarti a credere, di obbligarci a credere. Ma questo è da rimanerci stecchiti, schiantati, fratelli, perché noi non abbiamo neanche idea di che cosa significhi lasciare gli altri liberi. Sapete perché? Perché sempre il peccato originale ci ha resi schiavi. Per questo, siccome siamo schiavi, diceva Kant, l'imperativo categorico, quando c'è un imperativo dentro di me che mi obbliga a obbedire prima le concupiscenze, poi i desideri, poi le voglie, poi se vogliamo anche in un aspetto religioso, in un aspetto morale, al moralismo, moralismo clericale, moralismo legalistico, tipico dei farisei, che si illudevano di poter scalare il cielo con le proprie forze. Pelagianesimo, questa eresia terribile che infetta non solo la Chiesa, ma il mondo intero. In questa generazione mai come, io penso che mai come in questa generazione il pelagianesimo impera e governa le coscienze, governa le menti. Questo legalismo che poi è sempre, no, legalismo con la morale degli altri, con il cuore degli altri, con la mente degli altri. Sempre cerchiamo di esigere, sempre da noi stessi e dagli altri. Questo viene dal peccato originale, fratelli. Un peccato che ci ha legati mani e piedi, mente e cuore a Satana, alle sue menzogne, ed è un aguzzino terribile. Non riusciamo, tu non riesci, cioè come fai ad amare un marito che ti ha tradito? Tu, quando ti sei sposata, hai messo in conto che tuo marito ti poteva tradire? No, quel giorno, figurati se penso questo. Purtroppo è meglio pensarlo. L'abbiamo visto anche ieri, no? Pietro doveva giungere a quel momento, cioè nel quale con la sua stessa bocca dice: io non sono di loro, io non c'entro niente. Cioè deve rinnegare, deve rendersi conto che nel suo cuore c'è lo scandalo per quell'amore. Allora nel tuo cuore c'è, senza quello scandalo che distrugge, che demolisce il moralismo, l'egoismo, l'esigenza, il legalismo, che tutto è, diciamo, alla fine ipocrisia, finché non arriva una bomba che disintegri quella parete spessissima che ci impedisce, come questi farisei del Vangelo di oggi, di credere, di aprirci alla grazia, all'opera di Dio, e frustrare il piano di Dio per noi. Mamma mia, frustrare il piano di Dio per noi, lo vedevamo ieri e io continuo ancora a pensare questo. Gesù si è fatto carne come un bambino, come il piccolo dei bambini. Adesso mi trovo con l'uscita delle scuole qui, sono bambini piccolissimi, che qui camminano per tornare a scuola, un freddo, e loro con i calzoncini corti, va bene, al di là di questo. E Gesù, che potrebbe essere Gesù? Ora, al di là del sentimentalismo spicciolo,
No, potrebbe essere Gesù mischiato lì in mezzo a quei bambini? Non è una domanda stupida, è molto profondo. Cioè, Dio ha fatto di tutto perché tu ed io non fossimo obbligati a credere. Tu fai di tutto per non obbligare tua moglie ad amarti, per non obbligare la tua fidanzata ad amarti. Ma noi facciamo tutto il contrario. Noi facciamo tutto perché quella ragazza crolli. Non sto dicendo che sia sbagliato, è chiaro, no? È chiaro. È chiaro che se sei innamorato farai di tutto per conquistare, ma questo sta nella natura. Ma c'è lì qualcosa che è un pochino, per dire un eufemismo, diverso da quello che è invece il modus operandi di Dio. Dio non ci obbliga. Dio ci ama con delicatezza, con dolcezza, con tenerezza. Dio non sta nei palazzi dei potenti. Dio non governa secondo i nostri schemi. Dice che siete andati a vedere. Cioè, ma perché non ti sei convertito? Non hai visto che c'è qualcuno che è venuto nel tuo deserto? Hai ascoltato la predicazione? Ma com'è possibile? Il cuore, se vogliamo, ferito di Gesù, che sapeva perfettamente che quei farisei, nonostante i modi di Dio per coglierli, per sedurli, per agganciarli al treno della salvezza, non potevano accettare di umiliarsi, chiusi, impermeabili alla grazia. Perché? Perché orgogliosi, perché preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio, perché erano innamorati follemente di loro stessi. Allora è impossibile accettare l'amore di Dio se non accetti di essere uno che ne è indegno, che non può fare nulla per prenderselo quell'amore, perché quell'amore è solamente gratuità. Questo schema che si ripete in tutta la scrittura e in Gesù sempre, e poi nella Chiesa, perché la Chiesa manda gli apostoli, manda. Non è che la televisione vaticana, cioè quello serve come strumento per tutti noi, ma quello non converte. Non so se mi spiego. Non sono i mezzi potenti, non sono le fiction, non sono gli artifici umani, no? È la stoltezza della predicazione, la stoltezza del cherigma, cioè la cosa più stolta di questo mondo, cioè che un morto ritorna alla vita, che è stato profetizzato da Giovanni Battista, che si fa carne nel deserto, che prende la pelle umana, che riveste la parola di Dio, la parola santa, pura, della impurezza, della debolezza umana, perché risuoni dentro al tuo deserto, e ci desti all'avvento della buona, buonissima notizia. Bene, non ti sei convertito, dice. Avete visto? Allora, cioè, avete visto la predicazione di Giovanni Battista? Cioè, l'avete vista? Perché l'avete ascoltata e vista. Bene, avete visto miracoli in me? Nemmeno, cioè non mi convertite, niente. L'amore e la misericordia. Dio che va a mangiare con le prostitute, con i pubblicani, che si prende con sé come il suo discepolo, un pubblicano. No, questo non ti tocca. Allora non c'è niente per te. Forse fino ad oggi noi siamo stati così. Forse fino ad oggi tu ed io siamo stati così chiusi dentro il nostro guscio, da non rendercene conto che l'amore di Dio è proprio il fatto che tu fino ad oggi si manifesta, appare, proprio nel fatto che tu fino ad oggi hai fatto i beati cavoli tuoi e nessuno ti ha frustato, nessuno ti ha mandato un fulmine. Dio ti ama. Questo bambino nella capanna a me quest'anno dice questo: mamma mia, che amore infinito, guarda quanto mi ama, non mi violenta. Dio che per amarmi ha scelto quanto di più naturale c'è. Per questo si parla di nati di donna, per questo si parla di nascita, si parla di gestazione implicitamente, si parla di crescita. Bene, questo Giovanni Battista che ci chiama a conversione, che è il più grande tra i nati di donna, i nati della carne, non ha niente a che vedere, cioè non è neanche paragonabile a quello più piccolo che rinasce da acqua e da spirito, che rinasce nel fonte battesimale, nel seno della Chiesa, per il regno dei cieli. Più piccolo, il più piccolo, tu. Allora, si può accogliere Gesù nella nostra vita? Si può celebrare il Natale se ti rendi conto che Gesù si è fatto come te? Cioè, quel bambino sei tu, che quel bambino adagiato dentro quella mangiatoia sei tu, sono io, senza diritti, senza posto dove stare. Perché? Perché ma chi te sei via? Chi ti si prende? Se veramente la tua fidanzata, il tuo fidanzato, tuo marito, tua moglie, i tuoi genitori, il tuo figlio, sapesse veramente chi sei? Se sapessero veramente chi è Antonello, se ci fosse una lastra, credo, un attack, un grande fratello, sempre sta attack del mio cuore, della mia mente, dei miei occhi, dei miei pensieri, voi non solo non ascoltereste questo che vi sto dicendo, ma vomitereste.
capito, vi senteste male. Questa è la verità. L'amore di Dio è per questa rovina che sei tu, che sono io, con una pazienza, una tenerezza, una dolcezza. Sei fatto piccolo e tu lo puoi prendere in mano, lo puoi addirittura uccidere, cioè l'aborto, no? Questi l'hanno frustrato, dice abortire, no? La stessa cosa, frustrare la vita, frustrare il piano di Dio, togliere la possibilità a quella persona di crescere, lasciare un embrione morto. Questo hanno fatto, questo facciamo noi. E lui è che si lascia frustrare, si lascia uccidere, in quella mangiatoia. E poi una volta, ancora una volta viene, ancora una volta. Questo è l'amore infinito di Dio. Questo è il mistero grande dell'incarnazione, fratelli carissimi. L'amore con il quale Dio ci ama, che suppone la nostra più totale libertà. Che mistero! Bene, questo mistero è quello che ci avvolge e ci sta prendendo in questo tempo. E allora, come pastori, come re magi, dobbiamo scendere nella verità, dobbiamo scendere a sperimentare, a toccare, a aprire gli occhi su questo mistero e rimanere veramente, come dire, ad occhi aperti, ad occhi sbarrati, stupiti a contemplare questo mistero grande di questo amore infinito. E questo amore si appiccichi a noi, diventi carne in noi, perché anche noi con Cristo possiamo amare con questa stessa libertà, con la stessa libertà. Non significa non dire la verità, Giovanni Battista ha detto la verità, non può dare la testimonianza della verità, e per questo è morto. Ma la verità è sempre il preludio alla misericordia. La verità è sempre una stessa cosa con l'amore, col perdono. Senza verità non siamo nemmeno noi collocati e preparati per accogliere poi l'amore per la verità che siamo, cioè la realtà che siamo, per quello che siamo, ma con pazienza, con tenerezza, senza imporre nulla, senza obbligare, senza imporre, senza violenza, senza seduzioni carnali, offrendo la vita come insieme seminato lì per terra. Per quello che succede, lo so io. Così è la tua vita, così è la mia vita, così è la mia vita di prete, così è la tua vita di madre, di padre, di marito, di moglie, così è la tua vita di missionario, così è la tua vita di anziana, di nonna, di nonno, di vedovo, di vedova. Così, seminato in quell'ospedale, seminato in quell'ufficio, seminato da mare, lasciando libere le persone, ma stando lì con un pezzo di pane che ti possono mangiare come un agnellino. Questo è quello che oggi il Signore ci dice. Il più piccolo che nasce dal seno della Vergine Maria. È Cristo, vero? È in Cristo tutti noi, nel seno della Chiesa.